Ciao a tutti e bentornati nella terza parte del corso sulla gestione delle emozioni, un corso gratuito che può cambiarvi la vita, ma solo se lo volete veramente. In questa puntata vi parlerò di sette cose. 1. Sull'importanza degli aspetti quando utilizzate la tecnica EFT. 2. Come si agisce, come si applica questa tecnica sui dolori fisici e vi parlerò della tecnica di seguire il dolore. 3. Parlerò dell'importanza di essere specifici. 4. Parlerò dell'effetto della generalizzazione. 5. Vi parlerò di due scorciatoie nell'applicazione della tecnica. 6. Parleremo di inversione psicologica, nonché dell'autosabotaggio della mente. E alla fine, il punto numero 7, vi presenterò il percorso di equilibrio emozionale. Punto numero 1. Importanza degli aspetti. Per far sì che la tecnica EFT funzioni al massimo è importantissimo essere molto specifici. Come sicuramente sapete perché abbiamo già parlato di questa cosa, la mente umana non riconosce le situazioni vere, non riconosce la differenza tra le situazioni reali e le situazioni vividamente immaginate, oppure le situazioni vividamente ricordate. Quindi ogni volta che voi ricordate un evento, la no vostra mente riproduce le emozioni negative. Per poter sciogliere quei nodi che si creano, interruzioni energetiche che si creano con le emozioni negative, applichiamo EFT. Quindi, per esempio, se noi abbiamo la paura dei ragni, possiamo direttamente creare una frase di affermazione. Anche se ho paura dei ragni, completamente e profondamente mi amo e mi accetto. E abbasso la carica, la paura dei ragni, magari che prima era la 10, la abbasso a 0. E quando io penso al ragno, magari non mi viene la paura, la mia carica è 0. Poi ad un certo punto vado in cantina, incontro il ragno che mi sfleccia davanti e mi viene il panico. Questo non significa che la tecnica non funziona, ma che è uscito un nuovo aspetto, che magari non mi fa paura un ragno che è accovacciato sulla sua ragnatela, ma mi ha messo KO il ragno che mi ha sfleccato davanti. Quindi un altro aspetto è il ragno in movimento. Ho scoperto un nuovo aspetto e posso trattare un nuovo aspetto. Anche se ho paura del ragno che mi sfleccia davanti, completamente e profondamente mi amo e mi accetto. È molto molto importante essere specifici. Quando voi applicherete questa tecnica su vari aspetti, su vari traumi, su varie memorie negative, varie memorie con le quali sono legate emozioni negative, vedrete che man mano che prendete la dimestichezza con la tecnica, cominceranno a uscire, anche durante la sequenza magari, cominceranno a uscire le nuove emozioni. Vi appariranno nella mente nuove intuizioni, avrete nuovi ricordi. Seguite sempre il vostro intuito. Se durante il tapping vi viene in mente qualcos'altro, finite la sequenza e annotatelo, perché è la vostra mente che vi sta suggerendo che c'è un altro aspetto legato a questa memoria, a questo stress, a questo trauma. E è molto molto importante questo aspetto. E lo stesso quando noi, per esempio,
vogliamo trattare malessere. Malessere può essere generale, oppure al nostro malessere, magari parliamo del malessere fisico, può essere, ci possono essere vari componenti, perché magari oggi mi fa male la testa, perché ho la pressione bassa, o perché sento una certa sensazione di nausea o acidità di stomaco, così a caso. E quindi tutti questi aspetti, che sono vari aspetti, fanno sì che io provo un malessere fisico. EFT va applicato su ogni uno di questi aspetti. Quindi prima porto a zero il mal di testa, poi la sensazione di pesantezza, poi la sensazione di nausea, poi la sensazione di acidità di stomaco, picchiettando. E ricordatevi che un'altra cosa molto importante, spesso e volentieri voi trovate nella rete affermazioni già fatte e vanno bene, ma vanno bene solo se le sentite vostre. Le affermazioni fatte al meglio sono quelle che vi dice il vostro intuito. Usate sempre le vostre parole, sempre quello che gira a voi nella testa. Non vi fate mettere nelle righe, nelle regole di qualcun altro, perché il subconscio è vostro e agisce secondo i vostri schemi. Quindi se per me il ragno non corre ma sfleccia, io picchietterò sul ragno che sfleccia, non ragno che corre. Punto numero 2. Come applicare EFT sul dolore fisico? Possiamo applicare direttamente su quello che ci fa male, come abbiamo già detto nel punto numero 1. Anche se ho questo mal di testa, completamente, profondamente mi amo e mi accetto. Essendo magari molto specifici, anche se mi fa male la testa dalla parte destra sopra l'orecchio destro, completamente, profondamente mi amo e mi accetto. Sempre usando le parole proprie. Vale la pena spendere qualche secondo per concentrarsi sul dolore. Normalmente i dolori fisici noi li proviamo in un determinato punto specifico, che poi irradia sull'area più vasta. Se voi chiudete un attimo gli occhi, cercate di ascoltare il dolore, sicuramente riuscirete a identificarlo e cominciate applicare la tecnica su questo dolore specifico, sul punto specifico che vi fa male, e abbassate il livello delle emozioni, del dolore, quindi delle emozioni. Dopo un giro o due giri vi potete accorgere spesso che il dolore, se prima magari stava sopra l'orecchio destro, si è spostato, e questa è una cosa molto frequente. Allora poi fate la successiva affermazione, creando l'affermazione che segue il dolore. Quindi se prima, anche se mi faceva male la testa sopra l'orecchio destro, anche se ancora mi fa un po' male la testa dietro la nuca, completamente e profondamente mi amo e accetto. Questa è una cosa molto frequente, che il dolore si sposta. Seguite, la tecnica si chiama segui il dolore. Quindi voi, man mano che il dolore si sposta, lo seguite e abbassate al livello zero. In questo punto volevo parlare di un altro aspetto che riguarda sia la parte fisica che la parte emotiva. Spesso quando noi abbiamo tanta, tanta carica emotiva negativa, il nostro respiro è bloccato. E quando il respiro è bloccato, neanche le emozioni si sbloccano. Quindi vale la pena un attimo chiudere gli occhi, fare un respiro profondo e chiedersi da 0 a 10 quanto è libero il mio respiro. Se il mio respiro è intorno a 5, comincio a applicare EFT sul respiro bloccato. Anche se il mio respiro è bloccato,
completamente e profondamente, mi amo e mi accetto. E così per tre volte. Anche se il mio respiro è bloccato, completamente e profondamente, mi amo e mi accetto. Oh, il mio respiro, mi sono accorta che era a 5. E adesso già si sta sbloccando. Poi vi racconto una cosa, faccio un'altra volta. Anche se il mio respiro è bloccato, completamente e profondamente mi amo e mi accetto. Il respiro bloccato, 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 il respiro bloccato. Il respiro bloccato, ricordiamo i punti nel frattempo, facciamo un piccolo ripasso. Il respiro bloccato, il respiro bloccato, il respiro bloccato, il respiro bloccato. La procedura di Gamut. Occhi, testa dritta, occhi aperti, occhi chiusi, giro da una parte, giro dall'altra parte, in basso a destra, in basso a sinistra, 1, 2, 3, 4, 5. Allora, i miei sospiri non sono volontari. Quando le energie si sbloccano, migliora anche il respiro. Quando ho cominciato a fare il tapping con me stessa e con gli altri, per me personalmente, proprio il mio corpo, il mio sé ha sviluppato questa capacità che quando le energie si sbloccano, il mio respiro automaticamente si libera. E questo mi succede anche se lavoro con gli altri. E adesso me lo ritrovo anche lavorando con le altre tecniche. Se lavoro anche con mente, cuore, anima, con qualcun altro, o con Psyche, con un partner, anche se io su di me non applico la tecnica, magari la faccio fare a qualcun altro, quando le energie si sbloccano alle persone, il mio corpo me lo comunica con il sospiro. Torniamo al respiro bloccato, andiamo con la seconda sequenza. Rimanente respiro bloccato, rimanente respiro bloccato, rimanente blocco del respiro, forse così mi piace di più. Sempre usate le parole che vi risuonano di più, non guardate quello che non ascoltate quello che dico io, che io sono polacca, quindi spesso nella mia testa ci sono le costruzioni molto strane. Rimanente blocco del respiro, sì, questa mi piace. Rimanente blocco del respiro, rimanente blocco del respiro, rimanente blocco del respiro. Rimanente perché diamo l'input al subconscio che siamo nella fase di guarigione o di risoluzione del problema. Rimanente blocco del respiro, rimanente blocco del respiro, rimanente blocco del respiro, rimanente blocco del respiro, rimanente blocco del respiro. Sì, il mio respiro va molto meglio. E nel frattempo, vi ricordate, beviamo un bicchiere d'acqua perché anche questo aiuta a fluire le energie. Punto numero 3. Applicando EFT dobbiamo essere molto specifici. Anche quando trattiamo le situazioni molto complesse, tipo lo stress o la bassa autostima, oppure le ferite da rifiuto, da abbandono, la mancanza di accettazione, dove abbiamo tutta una serie di emozioni, tutta una serie di situazioni che hanno contribuito a quel problema, dobbiamo comunque essere molto molto specifici. E quando parliamo per esempio dello stress,
Trattare, anche se sono stressato, non è molto efficace. Può esserlo, quindi provate, provare non nuoce. Però, se voi ragionate un attimo, la situazione di stress è alimentata da vari fattori. Può essere alimentata dalla situazione a casa, al lavoro, nelle relazioni. È tutta una serie di episodi che crea stress. In questo momento, la tecnica da utilizzare è scomporre lo stress in piccoli episodi. Se sono stressato per la situazione lavorativa, mi metto con un foglio di carta e scrivo, carta e penna, e scrivo quali sono le situazioni che mi stressano, quali sono le persone che mi stressano, quali comportamenti mi stressano, oppure mi stressa già il fatto di vedere il mio capo che gira su e giù, già quello mi fa girare le scatole, oppure mi fa girare le scatole la sua voce, oppure la collega che si comporta in un determinato modo, o basta che la vedo, o basta che la sento, o magari mi dà fastidio il suo profumo. Questi sono vari aspetti. Quindi vale la pena, quando noi trattiamo una situazione molto generica, scrivere dei singoli episodi e singoli aspetti. Quindi, quando abbiamo una situazione molto generica, dobbiamo smontarla in singoli episodi. Oppure quando oppure quando vogliamo lavorare sulle ferite del passato, la ferita dell'abbandono, di rifiuto, di vergogna, dobbiamo trovare degli eventi specifici e lavorare su ognuno di esso. Vale a dire prendere 10 episodi, 20 episodi e cominciare dai più carichi di emozioni negative e pian piano abbassare il carico emotivo da 10 a 0. Un errore molto comune delle persone che si approcciano con EFT, ancora non hanno la maestria nella tecnica, è essere troppo generici. Punto numero 4, e questa è una buona notizia, è un'ottima notizia. Effetto di generalizzazione. Così come prima, nel punto numero 3, abbiamo parlato che bisogna essere molto specifici, quindi quando io parlo dello stress lavorativo ho elencato 50 episodi diversi delle cose che mi danno sui nervi e comincio a abbassare il livello carica emotiva negativa di quelli più pesanti, dopodiché mi accorgo che le altre cose non mi danno più fastidio. Perché? Perché entra effetto generalizzazione. È un po', io me lo immagino come se fosse le nostre energie, come se fosse un fiume, no? Quando incontra una diga. E quando noi cominciamo a scavare in questa diga, in questa diga per far passare l'acqua, dopo un po' il flusso si ripristina. E quando diventa abbastanza forte, sbraga tutta la diga e va avanti. Proprio la forza del flusso energetico rompe i residui della nostra diga. Punto numero 5. Le scorciatoie. Intanto, come scorciatoia potete non utilizzare i punti sulle dita. Quindi, applicando la tecnica, utilizzate la frase dell'affermazione, i punti sul viso, all'inizio delle clavicole, sotto il seno e sotto le ascelle. Dopodiché il punto di Gamut e rifate il giro. Funziona lo stesso, spesso e volentieri funziona lo stesso. La seconda cosa che potete evitare anche sotto il seno, anche perché in determinati momenti magari potrebbe essere specialmente per le donne, potrebbe essere un punto imbarazzante.
Un'altra scorciatoia dopo che, specialmente quando lavoro sulle dipendenze, sull'inversione psicologica, sull'autosabotaggio della mente, devo applicare la tecnica tante, tante, tante volte. Proprio una scorciatoia molto rapida è l'affermazione sul punto di karate e poi tre punti all'inizio delle sopracciglia, sotto l'occhio e sulla clavicola. E vedete se funziona. Se fun Voi provate. Se questi punti qua, qua e qua. Se funziona, va bene. Voi tenete conto che comunque i meridiani sono collegati tra di loro. Tutti sono collegati. Quindi se voi sbloccate qua, comunque passa anche agli altri. Provate. Se poi vedete che non funziona, che non vi dà effetto su un determinato aspetto, su un determinato evento, rifate tutta la tecnica. Provate, provate e sperimentate. Un'altra scorciatoia è quando voi abbassate un'emozione, magari partite da 8 e siete riusciti ad arrivare a 2. Per portarla allo zero c'è un'altra tecnica che praticamente picchiettando il punto di Gamut con la testa ben dritta, guardate in basso, più basso possibile e picchiettando piano piano alzate lo sguardo fino lassù. Se lo eseguite con qualcun altro, se lo facilitate a utilizzare la tecnica, è di aiuto dire alla persona: tu picchietta intanto e segui la mia mano. Ok? Quindi fate questo. Io adesso sto guardando la telecamera perché tanto sono andata oltre. Immaginate. E quindi picchiettando testa dritta dall'estremo basso in estremo alto, picchiettando. Quindi questa è una bellissima scorciatoia che immediatamente vi porta da 2. Dal livello 2 al livello 0. Punto numero 6. Inversione psicologica. Questo è un punto molto molto delicato. Inversione psicologica è quando le nostre energie scorrono al contrario. E qua tornando alla metafora del fiume, un po' come se il nostro fiume si fosse spostato in un altro letto. E noi con la frase di affermazione lo riportiamo nel letto del fiume, quello originale. Solo che siccome il fiume è abituato a scorrere in un altro, in quello nuovo dove si è creata la strada, lui ritorna e noi lo riportiamo. E così dobbiamo essere molto molto persistenti e dobbiamo ripetere la tecnica tante, tante, tante volte. Tante volte al giorno e per svariati giorni, a volte anche settimane, essere molto molto persistenti. E questa inversione psicologica normalmente la possiamo notare quando abbiamo a che da fare con le dipendenze, con la depressione, con gli stati molto acuti, molto radicati. Ecco. E adesso volevo spendere anche due parole sull'autosabotaggio della mente. Noi spesso, a volte può capitare che vogliamo risolvere un problema, però non riusciamo a risolvere, nonostante che abbiamo applicato tutta la tecnica in maniera adeguata, abbiamo sbloccato il respiro, abbiamo bevuto l'acqua, nonostante che abbiamo perseverato nell'applicazione della tecnica, il problema persiste. E questo succede quando abbiamo l'autosabotaggio del subconscio, che praticamente nella nostra mente c'è qualche vantaggio secondario per mantenere questa situazione. E questo mi è successo varie volte, ma
Questo non riguarda solo EFT, questo riguarda qualsiasi lavoro energetico. Ma siccome il subconscio è un bambino di 6 anni, i vantaggi secondari possono essere banali. Per esempio, una cosa che è successa a me e succede spesso anche alle persone con le quali lavoro. Il lavoro va bene, faccio due lavori, lavoro come istruttrice di dressage e come coach, il lavoro va bene, continua, però ad un certo punto vedo che arriva il momento di stallo, che non vado oltre, che mi ferma ad un determinato livello e più di là non riesco ad andare. Nonostante molteplici sforzi, e nonostante impegno, il mio impegno, le cose non vanno. E allora a questo punto, dopo un po', non subito, perché nonostante che è una cosa ciclica, quando stiamo nel problema non ce ne accorgiamo subito, mi accorgo che, ah, ok, c'è qualche autosabotaggio. E spesso questo autosabotaggio è il fatto che comincio a sentirmi in colpa che dedico troppo poco tempo ai miei figli, alla casa, alla famiglia. Ma è solo un'illusione, è solo una mia percezione, è solo una mia convinzione. Quindi dopo, già prendendo la consapevolezza di questa cosa, le cose cominciano a sciogliersi. Poi, anche con EFT posso lavorare, anche se mi sento in colpa di non essere brava madre o di non prendermi abbastanza cura dei miei figli o non dedicare abbastanza tempo alla famiglia, alla casa, completamente e profondamente mi amo, mi accetto. Perché il mio valore della casa, della famiglia va a cozzare con il lavoro. Quindi c'è un vantaggio secondario, non per me razionale, ma per il mio subconscio. Quando vi trovate nei momenti di stallo, e questo succede sempre e si ripete in continuazione, anche perché noi otteniamo i risultati, vogliamo andare oltre, è come se dovessimo espandere la nostra coscienza, uscire dalle nostre zone di comfort, e il nostro subconscio non è pronto. Non vuole uscire, non vuole andare oltre, perché è qua che si sente sicuro. Dice, il mio subconscio diceva, ma come? Vuoi lavorare di più? E come fai a stare con la tua famiglia? Se noi crediamo di riuscire a fare tutto, riusciamo a fare tutto. Sono solo le convinzioni, sono solo i nostri limiti mentali. Quindi ogni tanto è bene a chiedersi a chiedersi, c'è qualche vantaggio secondario? Se questa cosa andava bene, poi ad un certo punto si è bloccata? Devo uscire dalla mia zona di comfort. Che cosa che non mi fa uscire? Che cosa che mi blocca? Qual è la mia convinzione? Qual è la mia paura che mi fa restare qua? Un'altra cosa importantissima, ogni tanto ampliate la vostra sensazione di meritare le cose. Anche questa è una cosa, un blocco subconscio, perché il nostro subconscio, noi abbiamo parlato adesso dell'esempio di lavoro. Se io ho raggiunto un tot di guadagni e voglio lavorare di più, guadagnare di più, devo sempre ampliare la mia zona di comfort. Quindi lavorare sul fatto di meritare di più. E questo ogni volta che volete uscire dalle vostre zone di comfort. E così siamo arrivati al punto numero 7, il percorso di equilibrio emozionale. La maggior parte dei nostri problemi emozionali e fisici dipende dagli eventi passati irrisolti. E la maggior parte di questi eventi passati irrisolti potete trattare con EFT.
Per descrivervi il percorso di equilibrio emozionale, userò di nuovo il mio vecchio manuale che ho usato nella prima parte del corso. Il percorso di equilibrio emozionale è un metodo che ci permette di bilanciare tutte le emozioni riguardanti il nostro passato. Per cominciare, preparate l'elenco di tutti gli eventi spiacevoli che ricordate, anche quelli che oggi non hanno più una forte carica emotiva, basta che l'abbiano avuta in passato. Man mano che andate avanti, aggiungeteli altri. Scrivetene 100, 200 e più, anche quelli che vi sembrano stupidi, cominciando dai primi ricordi spiacevoli dell'infanzia. Quando ne avete scritti un bel numero, date ad ogni evento un titolo, come se fosse un breve filmato. Dopodiché cominciate ad applicare EFT su ognuno di questi eventi, cominciando da quelli più difficili con quelli con più carica emotiva. Ricordatevi dell'importanza degli aspetti. È molto probabile che sugli alcuni dovrete applicare trattare vari aspetti. Prendetevene magari uno o due al giorno. Applicate la sequenza e strada facendo aggiungete gli altri che vi verranno in mente. Sarete sorpresi di ricordarvi improvvisamente cose che pensavate di aver rimosso, ma che in realtà la mente rifiutava di ricordare come atto di autodifesa. Adesso, una volta sbloccate quelle situazioni, vi sarete fortificati e sarete pronti a ricordare ed a rimuovere tutte le cose brutte del passato, anche perché noi abbiamo già parlato in passato che le nostre emozioni sono fatte come gli strati della cipolla. E quindi noi non dobbiamo fare altro che scrostare le emozioni e le convinzioni per arrivare al nocciolo, alla nostra essenza, per arrivare alla nostra bellezza, alla nostra luce, all'amore puro, togliendo le emozioni negative, togliendo le strutture mentali, togliendo le convinzioni che ci bloccano per ricordarci nel ricordarci chi siamo. Applicate questo metodo per 2 o 3 mesi, aggiungendo nell'elenco anche gli eventi recenti, i fatti della vita quotidiana. Non vi preoccupate di non ricordare tutto. Dopo che abbiamo cominciato a sbloccare le interruzioni nel flusso energetico del corpo, occupandoci delle cose più gravi, l'energia comincia a fluire meglio, più liberamente, acquistando più forza, come un fiume che spezza la diga. A questo punto entra l'effetto di generalizzazione. Gli eventi che ancora non sono stati trattati cominceranno a sbloccarsi da soli. Volendo usare una metafora, immaginate un fiume, flusso di energia vitale, con tanti sbarramenti, eventi negativi nella nostra vita che causano l'interruzione nel sistema energetico del corpo. All'inizio del suo percorso, l'acqua fluisce liberamente finché non incontra il primo ostacolo. Una volta tolto lo sbarramento, il fiume prosegue liberamente, finché non arriva al prossimo punto di blocco, un'altra interruzione causata dalla emozione negativa. E man mano che il fiume prosegue, il suo flusso diventa sempre più forte e da un certo punto la corrente comincia ad avere forza necessaria per spazzare via da sola piccoli ostacoli, senza il nostro intervento. Lo stesso succede con il flusso di energia vitale. Una volta tolti i blocchi più grandi, interviene l'effetto di generalizzazione
e gli altri si annullano automaticamente. Dopo aver applicato EFT quotidianamente per circa 2-3 mesi, fate un confronto su come vi sentite rispetto a prima. Noterete che sarete più sereni, più rilassati. Le piccole cose che prima vi facevano innervosire non hanno più questo potere su di voi. Vi sentite diversi, cambiati, migliorati. E lo noteranno anche le persone che vi circondano. E con questo vorrei finire questo breve corso gratuito di Emotional Management. Spero di esservi stata utile, spero di potervi essere ancora utile nel futuro. Se avete qualche domanda, se volete chiedermi chiarimenti, scrivetemi nei commenti, scrivetemi in privato, sarò felice di rispondervi. Sto preparando altri video, ho tante idee in testa, vorrei ripartire con delle meditazioni meravigliose. Vi ringrazio per avermi seguito. Se vi è piaciuto questo video, condividetelo con i vostri amici. Vi ringrazio per l'attenzione, buon lavoro e al prossimo video.